Ed eccoci qua, sorpresa, l'idea di posticipare a giovedì prossimo i consigli. Ero fuori Napoli per motivi di famiglia e quindi avrei dovuto rimandare questa presentazione. Sarebbe stata la seconda di seguito e intanto le novità si accumulavano e soprattutto la vostra ansia nei miei confronti e la dipendenza che avete da questa rubrica vi avrebbe portato a situazioni incresciose, immagino, e quindi eccomi qui per darvi contezza di quello che è arrivato in libreria in questi giorni. Chiaramente le mie sinossi saranno poco dettagliate, del resto io i libri li vendo, non li leggo. Dico spesso e soprattutto non li recensisco, se non quelli per i quali ho delle richieste particolari e quindi li faccio rientrare in quello che è il lavoro del libraio. Il lavoro del libraio è di vendere libri, ma questo già l'abbiamo detto tante volte. Vi ricordo semplicemente che i libri si comprano in libreria, voi avete la fortuna di avere una vetrina anche lì sul telefonino, che è quello che vi sottopongo io. Potete ordinare anche per via telematica, già nei commenti o mandandomi un messaggio. Potete ordinare telefonicamente allo 081 578 0421, ma lo sapete, ormai è un numero che dovrebbe essere nelle vostre rubriche, e comunque c'è Roberto Corrado che metterà il link del numero di telefono e degli eventi che man mano vi andrò a ricordare. Questa mattina nell'auditorium del Museo Duca di Martina in Floridiana abbiamo accolto insieme alla direttrice della libreria del Museo della Floridiana e insieme agli esponenti della quinta municipalità abbiamo accolto circa 200 bambini che hanno incontrato Dario Levantino, autore di un libro, Il cane di Falcone, uno splendido libro che ha avuto e sta avendo un successo incredibile, soprattutto nelle scuole, perché Dario gira tutta l'Italia con questo libro e siamo riusciti ad averlo qui proprio in occasione della giornata della legalità. È la seconda volta che Dario viene qui a presentare, sempre a centinaia di alunni delle scuole medie, il suo libro. Prossimamente comincerà anche il tour per il nuovo libro dedicato invece al giudice Borsellino, e in questo momento appunto in Floridiana 170 alunni delle scuole medie stanno sentendo cosa significhi la parola legalità e quanto sia importante non semplicemente pronunciarla, ma praticarla. È uno degli impegni, io ci sto, quello del rapporto con le scuole del territorio, ma non solo. Abbiamo rapporti di collaborazione con scuole in tutta Napoli e nella provincia. E quindi questo è sempre grazie al lavoro delle nostre socie volontari, che non nomino perché poi si adombrano quando le nomino, e quindi grazie a loro, ma molti di voi le conoscono e quindi sanno che tipo di passione e di lavoro ci sia dietro queste manifestazioni, che non sono una semplice locandina, ma richiedono mesi e mesi di preparazione. Come mesi e mesi di preparazione, più o meno un anno, da giugno dell'anno scorso a fine maggio di quest'anno, ha richiesto e richiederà il Festival del Giallo, che oramai è proprio agli sgoccioli come organizzazione e come notizie. Molto già si sa perché le voci girano, circolano, si sanno tante cose. Io che qui ho una veste più o meno ufficiale, non mi sbilancio più di tanto, ma vi dico che state in attesa perché il Festival del Giallo si farà, la terza edizione Festival del Giallo, o meglio Festivallo, come diciamo noi e come dicono soprattutto gli autori di tutta Italia che vengono con grande gioia
in quei giorni, in quei tre giorni, tre, quattro giorni, a parlare, a incontrarsi, a parlare tra di loro e con il pubblico di un genere che è sicuramente uno dei più amati dal pubblico. E basta, la vetrina, ve l'ho detto, telefonate per ordinare, scrivetemi per ordinare anche nei commenti qui che scorrono lì sotto il vostro video, ma soprattutto venite in libreria. Venite in libreria, le giornate stanno diventando piacevoli, miti, non c'è neanche più da dire, piove, se piove pioviginerà, non ci sarà niente di particolare, potete avventurarvi ad arrivare in libreria e dopo questa perigliosa attraversata avere la soddisfazione di toccare i libri, sfogliarli, annusarli e le altre operazioni sensoriali che riteniate utili a decidere se acquistarli o meno. Io intanto vi ricordo le prossime tre presentazioni, sono tre presentazioni diverse una dall'altra, di alcuni di questi libri. Vi avevo preannunciato già la presentazione e comunque l'uscita quando è capitato, però adesso siamo proprio lì in dirittura d'arrivo. Dirittura d'arrivo significa che domani alle 18 avremo con noi il professor Gennaro D'Amato, che ha scritto Il piacere di raccontare, storie di vita e di scienza. E il professor D'Amato è famosissimo, Gennaro D'Amato è un medico conosciuto, lavora a Napoli, è specialista in materie respiratorie, allergiche. Proprio quello delle allergie è un mondo sconfinato, un universo sconfinato, ma soprattutto permette al dottore D'Amato di avere una platea immensa di incontri e di storie che non sono semplicemente mediche, ma che a volte sconfinano poi anche addirittura in quello che si può romanzare. Quindi il libro del professor D'Amato è un libro di racconti molto piacevole da leggere e sarà soprattutto piacevolissimo ascoltarlo dalla sua viva voce domani pomeriggio, sabato alle 18 qui in libreria. Il piacere di raccontare, storie di vita e di scienza di Gennaro D'Amato, edito da Roggiosi. Invece, martedì prossimo, sempre alle 18, io controllo qui sul nostro calendario che voi trovate anche sul sito, molti di voi lo ricevono via WhatsApp, in libreria trovate questo splendido cartaceo, con cui potete essere sempre aggiornati sui nostri eventi. Martedì prossimo, invece, sempre alle 18, questo è molto interessante proprio dal punto di vista della storia, dell'espressione grafica dei racconti, ed è questo Dalla docufiction al film inchiesta di Alessandro Tartaglia Pulcini, Quando il cinema fa giornalismo. Io ricordo semplicemente un titolo, Tutti giù per aria, con Dario Fo. Ed è uno dei documentari, all'epoca così si chiamavano semplicemente documentari di inchiesta, diretto, prodotto e realizzato da Alessandro Tartaglia Pulcini. Io vi invito a seguire, perché la docufiction, il giornalismo d'inchiesta in questo periodo sono in alcuni casi anche se non sotto attacco, comunque sotto un occhio, un'attenzione che a volte sconfina appunto nella pressione, e quindi è interessante sentire da un protagonista di tante battaglie e che ha prodotto tante di queste operazioni di inchiesta e di documentazione, sentire la testimonianza sua viva, verace.
dalla docufiction al film inchiesta, quando il cinema fa giornalismo. E lo avremo qui con noi, vi ripeto, martedì 26 alle 18. Invece mercoledì 27 abbiamo Carmen Pellegrino con Dove la luce, che sta avendo un successo enorme di critica, e questo sicuramente le farà piacere, e di vendite, e questo farà piacere al suo editore, La Nave di Teseo, e soprattutto ai librai che lo stanno vendendo e consigliando, come è giusto che sia. E la storia, vi ricordo semplicemente il nome di Federico Caffè, il professore scomparso e per il quale appunto si è creato una vera e propria ricerca dei motivi di questa scomparsa dell'ambiente in cui questa scomparsa si è realizzata, e Carmen ce ne restituisce anche poi con la sua capacità letteraria, con la sua capacità narrativa, col suo stile inconfondibile, ce ne restituisce una piccola verità. Dove la luce? Carmen Pellegrino, La nave di Teseo. Giornalismo, giornalismo d'inchiesta, docufiction, e cose strane, misteri e quant'altro. Walter Veltroni, La condanna. Un episodio brutto, bruttissimo, dei momenti della liberazione sono quelli di Roma nel 1944, quando il direttore di Regina Coeli, Donato Carretta, fu linciato dalla folla inferocita. La giustizia sommaria è esecrabile da qualunque parte venga, e dopo appunto la bellezza di 80 anni, Walter Veltroni ci racconta quella tremenda giornata, ed è importante, ecco, ricostruire, ricordare e analizzare, perché non è detto che la dittatura, le torture, il totalitarismo giustificano poi qualunque tipo di reazione. Questa è la tesi di Walter Veltroni, e questo ritrovate insieme a uno scorcio dell'Italia che si stava avviando alla fine della guerra, in questo La condanna, edito da Rizzoli. Una delle sorprese che ho trovato tornando in libreria dopo questi pochi giorni di assenza è quella dell'ultimo libro di Ruggero Cappuccio, La principessa di Lampedusa. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, potrebbe essere il leitmotiv di questo libro. Dietro Tomasi di Lampedusa c'è la figura della mamma, e la storia di questa donna negli anni a cavallo tra la Seconda Guerra Mondiale e il Primo Dopoguerra, il secondo dopoguerra, sono interessantissimi e ci danno sia l'ambientazione di quei periodi, di quella Sicilia, sia le motivazioni che forse hanno creato poi la capacità narrativa di Tomasi di Lampedusa. E Ruggero Cappuccio è capacissimo, a proposito di capacità narrativa e di stile, di immergerci completamente in quell'ambiente con la passione che lo contraddistingue, e raccontando, perché la figura della principessa di Lampedusa è una figura reale, e quindi è interessante ascoltare e leggere soprattutto la storia appunto di Beatrice Tasca Filangieri, la principessa.
principessa di Lampedusa. Ruggero Cappuccio per Feltrinelli. Di Luigi Incoronato di solito si ricorda Scala a Santo Tito, che probabilmente è il suo romanzo più conosciuto. Luigi Incoronato è una figura, diciamo, di quelle ai margini della lettura napoletana. Io dico napoletana per intendere autori che comunque hanno ispirato l'area napoletana e ne hanno raccontato le storie, e è una figura che è stata anche un po' avvolta nel mistero, perché è immigrato a Napoli, aveva origini sudamericane, ha scritto pochi romanzi, 3-4 romanzi, poi è morto suicida negli anni 60. Questo in particolare, in un'operazione che sta vedendo meritoriamente un editore riproporre i testi di Luigi Incoronato, il editore Roberto Nicolucci, che ha già appunto editato un volume dedicato a Scala San Potito e Le pareti bianche, due romanzi, come vi dicevo, più conosciuti, continua Roberto Nicolucci pubblicando questo Compriamo Bambini, una storia ambientata, e meno male che ho detto silenziare i telefoni, vuoi da prendere? Una storia ambientata nel periodo, diciamo, che è quello del treno dei bambini di Viola Ardone, giusto per fare un piccolo paragone temporale. Mentre appunto i treni partivano da Napoli e andavano nelle località marine dell'Emilia, e creavano così il sostrato della storia di Viola nel treno dei bambini, c'era chi per Napoli girava e materialmente comprava bambini. Comprava bambini da destinare a famiglie facoltose che avessero manifestato la voglia di, appunto, di avere un figlio e non avendo la possibilità, e questo non soltanto in Italia, ma anche in America. E c'era una vera e propria, diciamo, organizzazione che creava i presupposti per queste adozioni. Il titolo già fa capire qualcosa, perché Compriamo Bambini è un titolo fulminante, è un cazzotto nello stomaco sicuramente, come lo è il romanzo di Luigi Incoronato, come sono le figure che animano il romanzo. La donna a cui viene chiesto di vendere uno dei suoi figli, il procacciatore di affari, le figure che si muovono intorno a loro in un'atmosfera che è quella della Napoli tra gli anni 50 e i primi anni 60, che si sta lentamente riprendendo e sta rinascendo dopo le devastazioni della guerra mondiale. E questa situazione, questo mercimonio di bambini, del quale poco si parla, del quale poco si sa, e che qui ci viene raccontato con la crudezza di Luigi Incoronato, la sua capacità di raccontare anche cose sgradevoli come questa, e aprendole però a una luce di speranza. Luigi Incoronato, Compriamo Bambini, Roberto Nicolucci, editore. Lo stesso editore è in questo momento, è stata una bella sorpresa per me, ripeto, per tornare libri e trovare libri di amici e storie alle quali sono veramente legato, e questo è il caso di Posillipo, il mito e le storie, perché gli autori sono Vittorio Del Tufo e Sergio Siano, che ormai sono una coppia di fatto e che hanno la capacità di produrre delle
edizioni, insieme poi a Nicolucci che ci mette la sua passione al limite dell'artigiano di stampatore, perché sono meravigliose le edizioni ed è splendida la resa tecnica della carta, della copertina e dei colori di queste meravigliose, ripeto, fotografie, che è inutile che vi faccia vedere perché rendono pochissimo così fatte vedere così, ma immaginate Sergio Siano che fotografi con la sua passione gli sculci di Posillipo e della sua costa, del suo mare, delle sue caverne, delle sue grotte e così via. E il tutto a condimento del piatto principale che sono le storie raccontate da Vittorio Del Tufo. Posillipo, il mito, le storie, Roberto Nicolucci, editore. Uno splendido libro da regalare e da regalarsi perché è meraviglioso da leggere e ritrovare questi miti, queste leggende ambientate a casa nostra. Ancora una volta, Vittorio Del Tufo e Sergio Siano. Posillipo, il mito, le storie, anche questo è edito da quel benemerito che è Roberto Nicolucci, editore. Luca Bianchini è un amico di Io ci sto, è stato qui diverse volte, le sue presentazioni sono sempre scoppiettanti, divertentissime. Io ricordo semplicemente una in cui improvvisamente lui non era ancora così, diciamo, vicino a Io ci sto, in cui a un certo punto uno dei protagonisti si trova a Piazza Fuga e quindi si muove a Piazza Fuga per altre cose, per poi andare in una libreria, che non era al Vomero, non era a Napoli, non era in Italia, ma era in Inghilterra. Questo protagonista si chiamava Diego, faceva il pasticciere, insomma, la storia era molto molto coinvolgente ed è diciamo uno dei legami forti che abbiamo con Luca Bianchini, che adesso ci regala Il cuore è uno zingaro ed è una commedia gialla, chiamiamola così, una commedia gialla, quindi è qualche cosa che ci lega anche un poco al discorso che facevamo prima del nostro festival. Chissà che Luca poi non ci faccia una sorpresa, ripeto, siamo nell'ambito delle sorprese, quindi tutto può succedere. In questo caso appunto è la storia di un vecchio famoso, ma oramai dimenticato, cantante che torna in un paese della Val d'Aosta dove si è trasferito il protagonista di altre avventure, raccontate da Luca Bianchini, il maresciallo Gino Clemente, che si è trasferito appunto in Val d'Aosta e lì, in Alto Adige, Val d'Aosta mi confondevo con Rocco Schiavone che mi ha accompagnato in questo viaggio, diciamo, nel viaggio che ho fatto in questi giorni. Per cui ricordavo adesso Val d'Aosta, ma qui siamo in Trentino, siamo comunque in un paesaggio molto lontano da quello cui è abituato il maresciallo, la sua Polignano, la sua amata Polignano, però è qui che trova la fine questo cantante degli anni 50, degli anni 60, famosissimo all'epoca, che poi aveva perso il suo appeal, che torna in questo paesino per una reentrée, è uno spettacolo che muove, diciamo, il ricordo di tanti, per cui è una meravigliosa serata, al termine della quale il giorno dopo il cantante viene trovato morto. E di qui prende il via il romanzo. Altro, quando si tratta di una commedia gialla non si può spoilerare, e io non lo farei neanche sotto tortura, però il divertimento, tra virgolette, è assicurato perché Luca Bianchini è capace di divertirci
e sicuramente di strapparci più di un sorriso. Luca Bianchini, Il cuore è uno zingaro, Mondadori e Ridove. Come Mondadori è l'editore di questo ultimo di Romana Petri, che avremo sicuramente diciamo nei prossimi mesi qui da noi, con Tutto su di noi. Io vi dico soltanto che è un romanzo di una donna, Marzia, che rispetto al suo nome, che significa donna lavandatura, marziale e così via, perché educa il suo corpo alle arti marziali, fa del suo corpo quasi uno scudo rispetto all'ambiente e alla famiglia difficile in cui deve vivere. È un personaggio che non dimenticheremo facilmente e sul quale ci sarà molto da riflettere, sia per le implicazioni morali che fisiche che questa scelta di Marzia comporterà. Romana Petri, Tutto su di noi, edito da Mondadori. Io ricordo perfettamente quando fu annunciata la Venus Papam per Papa Francesco. Tanti dicono Papa Ciccio, io l'ho detto anche io qualche volta per il passato, per la bonomia che ispira, però la bonomia è legata a un carattere forte, a un carattere diciamo anche sanguigno, e in questa sua biografia, autobiografia scritta insieme a un giornalista chiaramente, o raccontata a un giornalista che la scrive, ma con le parole che noi possiamo ritrovare diciamo come sue, Papa Francesco pubblica Life, la mia storia nella storia. Beh, il pontificato di Francesco è uno forse dei più difficili, lo so, si dice sempre perché questo è un mondo difficile, questa è una storia difficile, e quindi i papi che si sono succeduti hanno tutti quanti una storia difficile. C'è chi ha attraversato la guerra, chi ha dovuto mediare i conflitti all'interno della Chiesa, cercando di preparare un mondo e una Chiesa cristiana aperta alle istanze delle nuove esigenze dopo la guerra. C'è chi soffrendo ha attraversato il periodo del terrorismo, e c'è chi ha inciso fortemente sulla storia nell'epoca della caduta del muro di Berlino e nei decenni successivi. Insomma, c'è tanto, ci sono teologi e poi c'è lui, e poi c'è Francesco Bergoglio, e comunque non si è fatto mancare niente, perché dalla pandemia al mondo devastato dalle guerre di questo periodo, alla difficoltà dei rapporti interreligiosi che diventano poi causa di guerre, diciamo, deve gestire con sofferenza anche fisica, personale, un mondo che facile non è. E qui ce lo racconta, è un successo mondiale, diciamo planetario, uscito in tutto il mondo contemporaneamente. Io, passeggiando per le strade di Milano in questi giorni, e passando per le care librerie di catena, vedevo pareti intere, ma veramente pareti intere, non sto scherzando, e non lo dico sicuramente con invidia di librario, ma pareti intere tappezzate di libri di Papa Francesco. Life è il modo di
di lavorare di certe librerie, va bene così, perfetto, noi abbiamo scelto, come io ci sto, altri profili e soprattutto di cercare di avere quanti più titoli è possibile e non quanti più libri è possibile, è una piccola differenza. E concludiamo con da Papa Francesco a Luigi De Magistris e alla sua voglia di sinistra di deve rinnovare la lotta politica. Qui su questo c'è poco da commentare, cioè Luigi De Magistris è amato, è odiato, quando è amato in maniera viscerale, quando è odiato come il più grande dei problemi che abbia avuto questa città e in entrambi i casi forse un poco di partigianeria e in qualche caso di grande malafede c'è, quello che è certo è la sua passione civile, la sua passione politica che non gli fa tenere peli sulla lingua quando deve esprimere quelle che ritiene siano le sue giuste ragioni e le sue opinioni. È uscito in questi giorni, lo avremo qui ad aprile, il 13 se non sbaglio di aprile, un sabato, probabilmente lo avremo in piazzetta. Segnatevi la data sia per venire sia per evitare di venire se siete tra quelli che e sono tanti che non apprezzano Luigi De Magistris, oppure potete anche venire per contestare le sue, nell'ambito della civiltà, le sue idee. Luigi De Magistris, voglia di sinistra, ponte alle grazie. Tornando velocemente indietro, la biografia di Papa Francesco, Life, la mia storia nella storia, un personaggio femminile che difficilmente dimenticherete, Marzia, raccontato da Romana Petri in Tutto su di noi, una commedia gialla che vi diverte, che vi divertirà sicuramente, vi salterà più di un sorriso tra musica e le montagne del Trentino, dove il maresciallo, abituato invece a una città di mare come Polignano, è costretto da un trasferimento a indagare. Luca Bianchini, Il cuore è uno zingaro. Mare, mare, mare è quello di Posillipo, che ci raccontano Vittorio Del Tufo e Sergio Siano in Posillipo, Il mito delle storie, edito da Nicolucci, che è lo stesso editore, Roberto Nicolucci, di questo Compriamo Bambini, forse quello che consiglierei facilmente qui in libreria, se qualcuno mi chiedesse, mi consigli un libro. Compriamo Bambini, di Luigi Incoronato. Ruggero Cappuccio è diciamo, la genesi di Tomasi di Lampedusa, la vera genesi, perché si parla della mamma di Tomasi di Lampedusa e dell'ambiente siciliano degli anni del Novecento in cui si formò il pensiero anche di Tomasi di Lampedusa, con la principessa di Lampedusa e di Feltrinelli. Walter Bertoni, che ci racconta un episodio di quelli brutti che tutti vorremmo non conoscere o dimenticare, ma che è giusto invece ricordare, ed è quello del linciaggio del direttore del carcere di Regina Coeli nel 1944 per Rizzoli. Walter Bertoni la condanna, e Carmen Pellegrino, che avremo qui, ve l'ho detto, il 27, quindi segnatevi la data, Carmen Pellegrino, Dove la luce, la nave di Teseo. Siamo vicini, si tratta veramente di poco, mercoledì prossimo, dico bene, sì, quindi segnatevi la data, non ve lo dimenticate.
Martedì invece, il giorno prima, avremo questo qui che è interessante anche dal punto di vista della narrazione dei fatti, è importantissima anche la narrazione per immagini ed è quello che ci dà la docufiction, e in questo uno dei maestri della docufiction, che è Alessandro Tartaglia Porcini, lo incontreremo e ce ne parlerà in questo dalla docufiction al film inchiesta, quando il cinema fa giornalismo. E proprio tra poche ore, cioè domani alle 18 invece, è l'incontro con il professor Gennaro D'Amato, il dottor D'Amato, e questo suo Il piacere di raccontare storie di vita e di scienza. Quando un medico è capace di scrivere, può raccontare cose e aneddoti, è capitato già per il passato con medici che hanno scritto e sono stati qui, da io ci sto, di grande interesse e di grande presa sul pubblico. Questo qui è l'ultimo appuntamento proprio da vivere qui in libreria. Gennaro D'Amato, Il piacere di raccontare storie di vita e di scienza. E finita questa sorpresa del venerdì, non so se ci vediamo il giovedì prossimo, perché giovedì santo, i sepolcri, e forse io sarò in giro per Napoli a fare le sette chiese, a mondarmi dei miei peccati. Se così non fosse, ci vediamo il giovedì prossimo. Ciao!